Benvenuti, benvenuti nel mio canale, questo mio nuovo video del ciclo Eke Cult. Allora, prima di partire, mi raccomando, è importante l'iscrizione al canale, così come è importante la campanella attiva, per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi video, nel momento in cui vengono fatte nuove live. Allora, nell'ultima puntata di questo format avevo parlato di quello che è un attore, di quello che è stato purtroppo un attore romano molto amato nella capitale in quegli anni, quindi a cavallo tra i 70, 80 e anche gli anni 90. Sto parlando di Mario Brega. Se volete, qui in alto vi metto il link, così come lo trovate anche nella descrizione. Oggi un altro attore romano, più o meno, insomma, dello stesso periodo, c'è poco da spoilerare visto che è già nel titolo. Sto parlando di Franco Lechner, in arte Bombolo. Tra l'altro, in questa mia relativa attività di YouTuber, spesso e volentieri sono stato paragonato al grande Bombolo, il che ovviamente mi inorgoglisce e mi fa anche piacere. Franco Lechner, in arte Bombolo, nasce nel maggio di 1931 a Roma, figlio di Ernesto Lechner, un riparatore di forni, e Angelina Giovannoni. Ecco, questo è Rione dove sono nato io, Rione Ponte. Via Panico, via Monte Giordano, qui c'è stato il pianterino dove ci dormivamo in cinque dentro una stanza. Io facevo stracciarolo e venditore ambulante. Io abitavo a sto pianterino qua. Adesso dice che vanno 3 milioni al metro quadro. Quando ci abitavo io ci stavano certi topi così grossi che i gatti quando li vedevano si mettevano a piagne. Nasce appunto nel ventennio, nel pieno ventennio fascista, a ridosso di quello che poi sarà purtroppo la seconda guerra mondiale, in una Roma che offre veramente poco, se non molti, ma molti sacrifici, soprattutto alla classe bassa popolare. L'epiteto Bombolo probabilmente gli fu attribuito dagli amici per la sua corporatura rotonda e anche probabilmente dovuta al fatto che gli ricordava quello che era praticamente una canzonetta del ventennio che la gente usava a canticchiare per andare a deridere quello che era un gerarca fascista, ovvero Guidi. Divenne ben presto purtroppo orfano di madre causa parto di uno dei suoi fratelli e poco dopo purtroppo venne anche a mancare il padre. Questa situazione contribuì ad accentuare le situazioni di indigenza del resto della famiglia, costringendo Franco e i suoi fratelli a sbarcare il lunario con i lavori più disperati, in particolar modo l'attività di venditore ambulante di piatti e ombrelli ai passanti. Ma io ci sono nato a Turi. Io quando venivo i piatti a Campo dei Fiori, che era abusivo, non c'avevo la licenza, niente, venivano le guardie e io mi trasformavo, io mettevo la gobbetta, l'occhio balordo, e allora le guardie si intenerivano e mi cacciavano via, senza levarmi la roba. Io mo mi metto qua, capito? Oh, io mi metto qua. Te va là, sta attento alle guardie. Guarda bene le guardie! Ce l'avevano tutte, se morivo di fame. Sei padella, 1.000 lire! Un fallimento! Sei piatti, 1.000 lire! Un fallimento! Io abitavo a sto pianterreno qua, non c'era acqua, non c'era luce, non c'era niente. Poi finita la guerra, a ritorno mio fratello dalla prigionia, dice: fratelli, andate a casa che vi ho portato un po' da mangiare, roba che te. Se mettiamo a cuore, c'eravamo una fame. Aprimo sta scatola di legno, di munizioni, dentro ci trovavamo subito un bel filone di pane così grosso. Poi c'erano tutte scatolette di Miller, coccolata, e chi la conosceva qua roba? Vendemmo tutti i tubetti dei canadesi così, ci spalmammo sopra, che sapeva pure di menta, tutto quanto. Poi ci vengono certi dolori di panza, ci portano all'ospedale a San Spirito, ci fanno la lavanda gastrica. Dopo 2 giorni arriva mio fratello a ritirarci, ci dà un sacco di botte. Dice: ne manchi indigeni, se mangiavano il dentifricio e lasciavano la cioccolata. E chi la conosceva la cioccolata? La sera, dopo il lavoro, prima di tornare a casa, soleva fermarsi nelle classiche trattorie romane per bere qualcosa o stare insieme agli amici.
Proprio in una di queste osterie, nello specifico stiamo parlando dell'osteria da Picchiottino, incominciò inconsciamente la gavetta di quella che poi sarebbe stata la sua attività futura. Durante queste uscite serali capitava spesso che improvvisava a braccio delle scenette per allietare amici o anche frequentatori del locale stesso. Allora, lì da Picchiottino, lui abitava al portone a fianco. Allora, quando tornava col carrettino, c'erano gli amici, lì sai, cresciuti insieme, degli amici, quello che faceva un mestiere di un'altra, e mangiavano a tavola tutti insieme. Finita la tavolata da mangiare, facevano lui e Picchiottino, si inventavano le scenette da soli. Quello lui faceva una magnana, Picchiottino, e mia madre faceva il soldato appresso, mia madre faceva Hitler e quello faceva il tedesco. Tutte scene così, adesso inventate. E così era fino alla sera. Se giocava poi facevano faceva la partita alla carte, si giocavano a 12, un litro, 20, 30 e finiva la giornata dopo il lavoro, però sempre dopo il lavoro. Ecco che nella semplicità. Ecco. Però il palcoscenico mio vero era qui da dietro, la Picchiottina, che ci fece sempre il fattaccio. Se mi piacciono i polli, la pacchia e le galline, perché sono senza spine, non so come va a cavare la società dei magnaccioli, la società della gioventù. A noi ci piace le magne bene e non ci piace la lavorare. Nel 1975 il caso, forse la locale popolarità raggiunta da Franco, volle che due registi, Pingitore e Castellacci, durante una cena assistettero a quello che è una performance di Franco. Ne furono talmente impressionati che lasciarono un biglietto con il proprio numero telefonico al proprietario, ovvero Picchiottino, affinché Franco li ricontattasse. Picchiottino l'indomani praticamente diede il biglietto a Franco, che non diede assolutamente peso all'invito. E se non fosse per la signora Regina, cioè la moglie di Franco, che fiutò la possibilità, pare che fu lei a chiamare direttamente i registi, il biglietto sarebbe andato perduto. Quindi dobbiamo al caso e all'intuizione della moglie Regina la carriera caratteristica del grande attore. Lasciava il carrettino a Piazza della Chiesanova e con altri rigattieri ambulanti eccetera andava a mangiare da Picchiottino. Picchiottino era un'osteria, non so se ci sia ancora, forse adesso c'è una boutique, ci sarà una boutique del pane. Proprio, e dove è che stava esattamente? No, a Capodichiori. Dunque, tu hai presente via di Panico, poi andando avanti, costeggiando via di Monte Giordano. Alla fine di via Monte Giordano c'era questa osteria Picchiottino, c'era questa insegna Picchiottino, dove si radunava questi personaggi e cominciavano a mangiare. Poi dopo mangiato facevano delle scenette in cui Bombolo faceva Mussolini e questo Picchiottino faceva Hitler, che si ubriacavano, litigavano, giocavano a carte, cioè. Poi facevano altre scenette del pittore francese, cioè era tutta un'umanità molto divertente e anche molto naif. Io e Castellacci andavamo a mangiare da Picchiottino, peraltro si mangiava anche molto bene, e notammo questo strano tipo che ti guardava e tu ti mettevi a ridere, cioè quello era il comico vero, era Bombolo, cioè quello che non deve far nulla, perché se raccontiamo una barzelletta sia io che Giusti facciamo ridere forse, no? Se. Ma lui faceva ridere, il comico vero fa ridere anche se si mette a sedere là, perché ha una vis comica, ha un talento che magari e noi neanche supponiamo. Allora, detto questo, ci faceva molto ridere e quindi lo scritturammo. Lui comunque non si era mai considerato e non si considerò mai un attore vero, praticamente anche perché aveva fatto le scuole medie differenziali e non aveva mai di certo studiato recitazione o dizione. Difatti, nei primi periodi in cui doveva registrare dei film, era in difficoltà a memorizzare quella che era la sceneggiatura, quindi le sue parti, tanto da imporre, ovviamente in maniera bonaria, delle vere e proprie prove ai propri familiari, assegnando le varie parti ai componenti. Allora, il primo copione che ha notato a mio marito c'era il presepio. Era un tema, cioè dovevano fare il presepio. Lui faceva il bue, l'asinello, Bartoferzio, c'erano tutti gli attori. Lui vede sto copione, fa
e come mai? Sono dopo lui, dice, ma che modo impara tutto? No, le tue parti, quali sono queste? Allora che fa lui? Allora ce la faceva fare a noi, uno è il bue, uno è l'asinello. E noi, lui è il bue, è una Madonna e il bambinello, per dai ha battuto lui per farlo imparare il primo copione. Non cominciò immediatamente a fare dei film. In un primo momento incominciò con la compagnia teatrale diretta da Pingitore, Il Bagaglino, che annoverava tra l'altro tra le proprie fila gente abbastanza in voga in quel momento come Lionello, Pippo Franco, Martufello, Leo Gullotta. Fu per lui quasi un passaggio naturale, avendo fatto per anni delle scenette a stretto contatto con il pubblico nelle osterie, insomma, tra cui appunto quella di Picchiottino. La paga non era del tutto sufficiente per il suo sostentamento e per quello della famiglia e difatti nei primi anni praticamente si divideva continuando nella mattina a fare il venditore ambulante per strada, salvo poi dedicarsi alla sera a quella che era l'attività teatrale. E chi se lo sognava ad arrivare fino qua? A pensare una volta nemmanco mi facevano entrare qua dentro. Invece adesso vanno pure l'autografo. Amberi bombolo! Che buon autografo! Ma qua l'autografo? Ma ce l'ha una sigaretta? E chi? A chi? Ammazza, ha fatto pure i sordi. Ci tua. Stacca tutti. Da qui cominciò a diventare il famoso Bombolo. Bombolo presenta praticamente una comicità e una lealità essenzialmente fisica, provocando il sorriso nella platea, grazie alla sua mimica facciale stravolta all'espressione nello sguardo e il pianto onomatopeico, il famoso tse-tse. Ai movimenti inconsulti. Nel 1976 la sua prima apparizione nel film Remo e Romolo. Da lì in poi girò circa 40 film più alcune apparizioni in alcuni varietà televisivi, fino al suo ultimo film nel 1986 con Nino D'Angelo, Giuro che ti amo, dove appare provato fisicamente e visibilmente dimagrito a causa di un attacco di meningito che le ha colpito qualche mese prima. Questo ha comportato tra l'altro anche uno stato di coma e un lungo ricovero. In questi 10 anni di attività girò in media quindi circa 4 film all'anno, era diventato ormai uno dei caratteristi più importanti del cinema italiano e per certi versi la sua presenza nei film era richiesta quasi come un portafortuna. Questo aspetto, quest'ultimo aspetto, praticamente è un po' quello che accade anche a un altro attore caratterista, Jimmy il Fenomeno. Fu la spalla per attori di calibro di quel momento come Cannavale e come Pippo Franco, ma soprattutto viene da sempre ricordato per aver interpretato il personaggio di Venticello nel film con Thomas Milliam nel fortunato filone del maresciallo Nico Giraldi. Detto Venticello, lo chiamano Venticello perché scureggia sempre, è di pelle corta, basta di chiudere occhi. Lo conosci? Lo conosco sì, abbiamo fatto articche per 2 anni. Legò talmente tanto con Thomas Milliam da frequentarsi anche nel privato, nonostante l'attore cubano era un tipo non proprio estroverso, anzi, ma trovò in Bombolo un amico, tanto da frequentare attivamente lui e la sua famiglia. Il personaggio di Venticello praticamente è un ladruncolo di borgata che vive con la madre che a causa della sua goffaggine spesso finisce per essere colto in fragranza di reato dalle forze dell'ordine, in particolar modo dall'ispettore Nico Giraldi. Nonostante combatta sul fronte opposto a Giraldi, Venticello è un amico di vecchia data del poliziotto, in quanto i due erano un tempo dediti ai furti di automobili e a svaligiare abitazioni signorili. Viene spesso schiaffeggiato da Giraldi per la sua reticenza a nel confessare la verità o perché colto a rubare. Lo stesso Thomas Milliam ebbe a ridire in un'intervista anni dopo del suo comportamento dal poliziotto nei confronti dell'amico, in quanto lo riteneva possibile abuso di potere. Io vidi Bombolo per la prima volta quando stavamo girando Assassinio sul Tevere. Arrivo sul set, non avevo mai visto, e vedo questo cicciottello qua che stava con la forchetta e il coltello chiedendo la pietanza. Arriva sta pietanza, che cosa, credo che era un spaghetti amatriciano, una cosa così. E vado da Bruno Corbucci, le dico: Bruno, non sarebbe male che invece degli spaghetti chiedessi una pizza, perché la pizza si mangia e si dà. Liscio, senza peli. È stato un coup de foudre, che non vuol dire colpo di fodera, ma colpo di fulmine.
lui ha le guance proprio che stanno aspettando una pizza proprio qua. E abbiamo fatto così. Quando dice, ma ci arriva sta pizza? Quando mi arriva sta pizza? Ecco, pa! La cameriera, arriva sta pizza! La marescia, io ho detto la pizza napoletana. E quello è stato un boato nella troupe che ha segnato il successo del Bombolo. Per principio quanto fa? 15. Allora, un'ora e mezza a voi e un'ora e mezza al zio. Ma che dice, marescia? E da lì i produttori, basta dare una pizza che la gente rida, che poi in tutti i film dovevo dare una pizza, 3, 4, 5, 6. Quando l'ho detto a Bruno, dico, senti Bruno, dico, qui sembra un abuso di potere questa, dalle tante pizze. Quando abbiamo smesso un attimino, io volevo cambiare un po' la pizza, una volta usciva dalla casa mia, dico, facciamo una cosa diversa. Bombolo esce e mi dice, mi dai un colpo di telefono, marescià? Pa! Con la cordetta del telefono in testa. Cioè, però... la gente voleva gli schiaffi, e Bombolo voleva gli schiaffi, viene da me e mi dice, oh, è da mo che non mi meni però, guarda, mi devi menare perché la gente piace, Molto spesso, anni dopo anche la sua scomparsa, nelle interviste rilasciate da Thomas Milliam, il ricordo di Bombolo è sempre presente, tanto da commuovere lo stesso, che racconta anche un edito riguardante il funerale di Bombolo. Nel suo funerale io mi sono nascosto per non essere visto, e quando la bara mi passò davanti, io le feci così, pa, e le dette un piccolo schiaffetto alla bara. Morì purtroppo il 21 agosto del 1987 all'ospedale Forlanini di Roma in seguito ad un arresto cardiaco. Questa è la storia praticamente di un uomo sfortunato per certi versi, che ha vissuto la guerra e anche la fame, e quando le cose si stavano mettendo su un piano decisamente diverso e quindi favorevole, il fato ha deciso per lui che era giunta l'ora di uscire di scena, fin troppo presto. Poiché egoisticamente parlando, l'attività di attore è durata circa 10 anni, e per quanto riguarda invece l'aspetto privato, ci ha lasciato a soli 56 anni. La sua famiglia, con in testa i suoi figli, portano avanti il suo nome attraverso i social e i gruppi Facebook, che ne ricordano le gesta e i vari sketch. Manca a tutti Bombolo, poiché in un periodo fin cui fin troppo facile piangere a causa di guerre, pandemie, crisi economiche, energetiche e altro, ridere e allietare la gente è un lusso che solo i grandi personaggi erano in grado di farci fare. Con la naturalezza e l'incoscienza di un uomo semplice che è partito da un'osteria ed è arrivato nel cuore di tutti, ancora oggi, nonostante siano passati così tanti anni dalla sua morte. Detto questo, io penso di aver detto tutto quello che c'era da dire, almeno per quanto mi riguarda, per quello che sono riuscito a trovare, di Franco Lechner in arte. Bombolo, spero che il video sia piaciuto, che si possa eventualmente continuare ancora con altri personaggi, altri cult, per questo mio format. Io vi ringrazio, vi invito a mettere mi piace, vi invito ad iscrivervi al canale qualora lo vogliate e attivare la campanellina. Chiudo con quello che è un saluto finale del grande Bombolo. E questo è Bombolo, che dall'osteria e dal triciclo con i piatti è arrivato al palcoscenico, ma è sempre pronto a riprendere il triciclo con i piatti e a ritornare all'osteria. Buonasera a tutti. E ci vediamo al prossimo video.